ragazzi, sono Matteo della libreria Sapere Ubik di Senigallia. Sono qui per la rubrica di Book Advisor a consigliarvi un nuovo romanzo che spero vi piacerà parecchio. È un romanzo che io ho amato molto, di un grandissimo autore americano, un autore prevalentemente di gialli o noir, che qui invece racconta una storia di formazione, una storia di avventura, di amicizia, ma piuttosto dark. Parliamo di Joe Lansdale con In fondo alla palude. Qui siamo in Texas, ma non il Texas solito che si vede nei film, quello polveroso e desertico dei film western, per esempio. Siamo nel Texas orientale, che è più vicino alla Louisiana, quindi paludoso, acquitrinoso e molto misterioso. E questi tre fratelli, Harry, che è il fratello maggiore, il protagonista, e il suo fratello più piccolo e sua sorella, si trovano a indagare su una serie di strani omicidi che trovano appunto intorno alla loro piccola cittadina, questa piccola comunità, dove vengono appunto uccisi persone di colore. E loro si interessano, nonostante il terrore che questi macabri fatti instillano nelle loro anime, loro decidono di affrontare questo mostro e capire che cosa sta realmente succedendo alla loro città e forse anche un po' a tutto quello che li circonda. I motivi per leggere Lansdale sono tantissimi, innanzitutto perché è uno scrittore fantastico, ha una scrittura molto cinematografica, molto visionaria, si legge d'un fiato e vi trascina dentro le storie veramente tirandovi per il colletto, perché è veramente una scrittura che non può lasciare indifferenti. E poi l'altro motivo è perché, ovviamente mascherata da una storia di avventura, di amicizia, c'è una tematica molto importante come quella del razzismo. Qui ovviamente viene raccontato il razzismo di tanti anni fa, decine di anni fa, in Texas, ma forse insomma non c'è troppa differenza con quello che troppo spesso accade anche ai giorni nostri. Quindi c'è l'avventura, ma un'avventura che fa anche tanto pensare.